In Brasile l'interrogativo sul legame tra virus Zika e casi di microcefalia si fa più pressante, di pari passo con la diffusione della malattia. La possibilità che i bambini nati da donne infettate dal virus Zika durante la gravidanza contraggano la microcefalia resta per ora documentata in pochi casi, ma l'aumento esponenziale dei contagi preoccupa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Christian Lindmeier, portavoce dell'OMS. Il collegamento tra la microcefalia e il virus Zika è per il momento ancora un fatto sostanzialmente circoscritto, ha detto. I laboratori hanno verificato soltanto 8 casi, ma ovviamente l'importante progressione di Zika, soprattutto nel nord-est del Brasile, e l'emergenza di nuovi casi di microcefalia sono fonte di preoccupazione. Ora la priorità è stabilire la fondatezza di questo legame, ha spiegato. I laboratori d'America Latina lavorano a pieno ritmo, in primis quelli del Brasile, a poco più di una settimana dal carnevale di Rio de Janeiro. La crisi sanitaria legata al virus trasmesso dalla zanzara Aedes scivola anche nella bufera politica, dopo che il ministro della sanità brasiliano Marcelo Castro ha dichiarato che il paese sta perdendo la lotta contro la diffusione della zanzara vettore. Le autorità sanitarie del Brasile, dove ad oggi si sono registrati quasi 4.000 casi sospetti di microcefalia, hanno lanciato una campagna contro la zanzara, oltre 200.000 militari mobilitati.